you're so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light. Alla maratona della città di Messina 2011 trionfano Dilia Zalì sul percorso lungo di 42 km, Bibi Ahmad sul mezzo percorso di 21 km e Fabio Ruggeri nella stracittadina di 9 km e mezzo. La gara l'ha vinto il primo edizione, volevo confermare oggi la quarta edizione e sono andato dal primo colpo con i ragazzi della mezza maratona, poi dopo il 18 sono trovato da solo, sono andato un po' dura perché c'è un po' di vento contro, però è andata bene. Per me è stata questo anno una vittoria per me difficile dopo un lungo infortunio da agosto fino a febbraio, sono allenato poco poco, sono venuto qui sempre per fare ogni anno il record, ma questo anno non sono uscito per il motivo del dolore che ho avuto. E sono contento per il tempo che io sono fatto, in ora 8. Mi sono riconfermato, già ho vinto l'anno scorso, anche quest'anno dopo un po' di allenamento ho rifatto questa gara, l'ho rivinta, va bene. In progetto ora le gare su pista, i 1500. Ma la quarta edizione della manifestazione messinese organizzata dalla Polisportiva Odysseus verrà ricordata come la maratona dei numeri. 826 partecipanti alle tre gare agonistiche, 715 uomini e 111 donne, 140 iscritti alla maratona, 511 alla mezza maratona e 157 alla Shakespeare Run. Tra i partecipanti anche un non vedente e 15 atleti che hanno gareggiato al campionato italiano sordomuti. Spazio anche alla corsa per la solidarietà, gara non competitiva a cui hanno preso parte ragazzi diversamente abili, genitori, bambini e animali al guinzaglio. Tagliare il nastro inaugurale sono state le madrine Daniela Buzzanca, moglie del primo cittadino, e l'atleta palermitana Anna Incerti, bronzo agli Europei 2010. Tutti si aspettavano qui di vederti come atleta in gara, invece oggi sei presente come madrina dell'evento. Che effetto ti fa essere dall'altra parte? Ogni tanto fa anche bene, perché comunque vivi anche questo lato dello sport, perché abituata sempre a gareggiare, non vedi cosa succede poi dietro, invece ho visto tanta gente comunque che si diverte, come giusto che sia. Oggi è proprio una bella giornata di sport, anche il tempo è bello, forse un po' caldo per la maratona, però una bella giornata. Partenza inedita alle ore 8.30 dal Viale della Libertà, attraversamento del centro cittadino con il caldo che inizia ad aumentare e il vento contrario che insistentemente ostacola la corsa degli atleti. Poi via per la Litoranea, dove tanta gente incita il passaggio dei maratoneti. Mentre i professionisti intraprendono la fuga con falcate rapide per ottenere prestazioni da record, i volti dei partecipanti amatoriali sciolgono la tensione con sorrisi, decisi solo a divertirsi e a riprendersi la città in una bella giornata di primavera senza traffico. Il percorso della maratona di 42 km e 195 metri prosegue fino a Torre Faro e dopo aver costeggiato i laghi di Ganzirri inizia il ritorno, lottando contro la fatica che spinge alcuni atleti ad abbandonare la gara. Arrivo all'interno della cittadella fieristica dove è stato allestito il Marathon Village Expo. I'm
È sempre un momento di aggregazione, di sana competizione, quindi è sempre particolarmente importante. Poi qui c'è anche il divertimento, c'è anche la possibilità di misurarsi, c'è la possibilità di visitare la città, perché sono circa 800 iscritti che vengono non solo dalla Sicilia ma anche dalla vicina Calabria, da altre parti d'Italia. Onore al merito Antonello Aliberti, che è il motore di questa grande organizzazione. Noi speriamo il prossimo anno di superare le 1000 iscrizioni. È chiaro che il Comune non farà mancare il calore, l'affetto e il supporto a iniziative come queste, perché ritengo che siano particolarmente importanti. Certo, vi sarà il disagio per qualche automobilista che inevitabilmente vedrà qualche asse viario chiuso, ma vi sono i vigili urbani, che ringrazio per la loro disponibilità, che stanno facendo un ottimo lavoro, e quindi speriamo che i disagi siano veramente ridotti al minimo. Qui siamo in una cornice meravigliosa, che è quella dello Stretto di Messina, e siamo nei locali della Fiera di Messina. Speriamo di poter dare una spinta anche a questi locali, perché come lei vede purtroppo siamo nel degrado più assoluto.
Parliamo dell'iniziativa di oggi. Un esempio che deve essere appunto guardato con interesse da tutti, perché con semplicità Antonella Liberti ha portato a Messina e porta per la quarta volta migliaia di persone, qualifica Messina l'esempio che ancora la messinesità può dare in tutto il mondo, una grande lezione di organizzazione e soprattutto di bravura. Cosa possiamo fare per riqualificare la fiera di Messina? Intanto la Regione dovrebbe toglierci le mani e quindi smetterla con questi commissariamenti e sia il Comune sia la Provincia, quindi gli enti locali, prenderne possesso definitivamente e finalmente avviare una strategia di riqualificazione. Se si vuol spostare si sposta, ma qua comunque è un punto strategico che io francamente, sia per quanto riguarda tradizioni popolari, qua ci sono le carrozze di Molonia e altre strategie, essendo questo veramente il salotto della città, potrebbe essere gestito in termini diversi, ma tutto parte da quella che è la titolarità. La Regione deve togliere le mani dalla Fiera di Messina.